Il centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese, sul litorale di Roma, ospita domenica 24 febbraio la seconda prova del Super Mare Cross 2019. Nelle giornate precedenti il forte vento aveva fatto temere per un regolare svolgimento della manifestazione, ma la domenica la situazione si è normalizzata e il pubblico si è potuto gustare una bellissima giornata di gare sulla spiaggia. L'evento è organizzato dal Motoclub Milani, una delle realtà più prestigiose del motociclismo romano, che appronta una pista bella, veloce e con tratti spettacolari sia nel tratto davanti alla zona riservata al pubblico che in quella della battigia. Ospiti d'onore Jorge Prado e Tony Cairoli. I due campioni della KTM Red Bull arrivano a Maccarese, a pochi chilometri dalla sede del loro team, per godersi un pomeriggio di relax. Antonio Cairoli, oggi ospite come spettatore al Super Mare Cross di Maccarese. Super Mare Cross per te significa tanti ricordi d'infanzia. Super Mare Cross per me è sempre stata una gara molto importante, perché ovviamente è un bellissimo evento, poi è molto formativo per i piloti, perché ovviamente correre sulla sabbia è sempre molto difficile, e poi è bello insomma correre poi specialmente su dei posti così belli come questo di oggi o altri, insomma dove si corre tutto il campione italiano è sempre un piacere. Abbiamo visto c'erano anche tanti tuoi amici in gara, ti sei divertito a vederli, a fare il tifo e magari a prendere in giro chi è andato per terra alla prima curva? Sì, sì, sicuramente siamo venuti qua anche perché ci sono tanti amici miei che corrono e quindi abbiamo visto un po' dal vivo come stanno, anche se li vediamo un po' quasi tutti i giorni in allenamento, però in gara è sempre diverso, però è sempre bello. Via alle immagini di gara con la MX1. Prima manche e parte in testa Salvatore Runcio, uno specialista delle partenze, mentre Lentini rimane incastrato in un mucchio e riparte ultimo. Runcio conduce davanti a Bertuccelli e Di Marzi Antonio, pilota di casa che sulla sabbia si disimpegna sempre molto bene. Ma Bertuccelli rompe gli indugi, supera Runcio e va in fuga al comando. Anche Di Marzi Antonio mette pressione al pilota della Yamaha e riesce a conquistare la seconda posizione, quindi l'ordine è Bertuccelli, Di Marzi Antonio, Runcio. Al traguardo la bandiera a scacchi saluta la vittoria di Bertuccelli, che era rimasto a digiuno domenica scorsa a Rosolina. Nella seconda manche è Bertuccelli il campione in carica a fare all shot e sembra ripetersi la fuga della prima manche per il pilota di parti, che però proprio all'ultimo tratto del primo giro cade, si impunta e lascia spazio a Di Marzi Antonio. Riparte secondo davanti a Runcio e a Lentini. Bertuccelli si fa prendere dalla foga e commette un altro piccolo errore, così Di Marzi Antonio riesce a resistere al comando per diversi giri, ma nelle fasi finali Bertuccelli continua a martellare e va a riprendersi la prima posizione, superando quindi Di Marzi Antonio, comunque bravissimo. Al terzo posto, solitario e con molte meno emozioni, c'è Lentini che controlla la posizione. All'arrivo è la seconda vittoria di giornata per Giovanni Bertuccelli, che dimostra di essere tornato in perfetta forma, davanti appunto a Di Marzi Antonio e Lentini. Prima della supercampione, che assegna i podi finali, sentiamo le parole di Joaquin Furbetta. Joaquin Furbetta, reduce da un secondo posto nella gara inaugurale a Rosolina Mare, oggi corre in casa con l'obiettivo, immagino, di migliorare. Già pensavo di farmi un pelino meglio il weekend scorso, però è andata bene così, abbiamo visto che comunque ci siamo e qui davanti, diciamo, ai miei amici di casa, con l'aria di casa, proverò a fare del mio meglio e quindi a fare meglio di domenica scorsa. Hai visto la pista? Immagino già avrai fatto un'ispezione, è molto diversa rispetto a quella di domenica scorsa? La sabbia è più fina, c'è un po' più di salti. Domenica scorsa si era bucata parecchio, speriamo che si buchi anche qua, così si può fare un po' di differenza. Comunque non mi sembra male, è pure abbastanza lunga, quindi bella così. Bene, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao. Parte quindi la MX2 e, come a Rosolina, ancora grande partenza per Matteo Del Coco con la 250 a due tempi, che al termine del primo giro precede Mancuso, il campione in carica, Furbetta e Scuteri, che fanno quartetto di testa da soli. Ma la leadership di Del Coco viene rilevata da Mancuso, che però subito dopo, al termine del secondo giro, cade e arretra al terzo posto, superato da Del Coco e Scuteri. Del Coco, come detto, torna al comando, ma la sua leadership ancora una volta non dura a lungo. A superarlo stavolta è Emilio Scuteri,
che guida in maniera spettacolare e crea il vuoto alle sue spalle davanti a Del Coco. Il pilota del team Celestini, Emilio Scuteri, oggi in gara sulla località di casa, domina senza particolari problemi davanti a Del Coco e Mancuso. Parte la seconda manche e c'è Scuteri davanti, ma il pilota cade ed è costretto a ripartire dal fondo del gruppo. In testa così va Del Coco, seguito da Mancuso. Scuteri però è una vera furia e supera tutti gli avversari con una rapidità impressionante. A due giri dalla fine raggiunge e supera anche Del Coco, tornando quindi al comando come nella prima manche. Mancuso invece resta più staccato e molto più tranquillo al terzo posto. Al traguardo ecco la vittoria seconda di giornata per un grande Emilio Scuteri davanti a Del Coco e Mancuso. Parte la supercampione e nel mucchio della partenza con oltre 20 piloti è Memoli con Bertuccelli a spuntare davanti, mentre Di Marzio Antonio cade e riparte a tardatissimo. Bertuccelli inizia la gara facendo da lepre, seguito da Scuteri. Al terzo posto invece c'è Joachim Furbetta, in una manche finalmente libera da cadute e problemi di ogni tipo. Scuteri tallona Bertuccelli con grande insistenza per tutta la gara e all'ultimo giro sembra pronto a tentare l'attacco, ma proprio mentre sembra destinato a superare commette un errore e così Bertuccelli può tagliare il traguardo da solo, festeggiando la tripletta vincente. Podio della MX1 con appunto Bertuccelli, Di Marzio Antonio, Lentini, Runcio e Memoli. Podio della 300 con Cavallaro e Milani. E podio della MX2 con Scuteri, Del Coco, Mancuso, Furbetta e Palanca. Passiamo ora alla 125 ascoltando prima il capoclassifica Raffaele Giuzio. Raffaele Giuzio, capo classifica provvisorio della 125 dopo la bella vittoria di Rosolina. Anche oggi però si prospetta, come a Rosolina qui a Maccarese, una bella battaglia con tanti avversari agguerriti. Sì, ci sono molti più avversari tosti, sarà dura ma proveremo a farcela. Già l'anno scorso avevi partecipato alla gara di Rosolina e ti eri comportato molto bene. Quest'anno anche Maccarese ha intenzione di proseguire il campionato? Sì, proveremo a farlo tutto. Facciamo queste tre gare prima del campionato e poi vediamo come va. Preferisci i terreni sabbiosi, preferisci piste come queste del Supermare Cross oppure te la cavi meglio sul duro? No, preferisco terreni sabbiosi. Bene, allora in bocca al lupo e poche parole e tanto gas. Grazie, grazie mille. E quindi il via della classe 125, una partenza con un mucchio di sabbia che si alza visto l'alto numero di partecipanti e dal mucchio esce fuori proprio Giuzio, che è costretto a una gara in rimonta perché si tocca alla prima curva. Davanti a tutti Alessandro Facca, pilota di casa, che precede Michele Gaballo. Facca prova la fuga distanziando giro dopo giro in maniera più autorevole Gaballo. Nel frattempo, ecco Gaballo, lo vediamo inquadrato, nel frattempo Giuzio recupera e qui lo vediamo battagliare con Rossi per la terza posizione, sorpasso che effettua proprio in questa curva, conquistando quindi il bronzo di manche. Per Facca una vittoria da dominatore, quindi con ampio margine su Gaballo, Giuzio e Rossi. Nella seconda manche allo start sono i piloti del team Celestini, Bonacorsi e Valsecchi ad avere lo spunto migliore, ma nella bagarre del primo giro emerge Gaballo, che si porta in testa davanti a Rossi, Giuzio, Valsecchi e Facca in rimonta dopo un intoppo al via. Gaballo resiste giro dopo giro approfittando della gran confusione alle sue spalle con Facca e Bonaccorsi che tentano di recuperare ma con troppa foga, trasformando quindi la gara in un'autentica roulette russa con Giuzio e Rossi anche loro protagonisti in questa lotta all'ultimo sangue. Gaballo dal canto suo è bravissimo a non fare errori e centra la sua prima vittoria. Dietro di lui Facca cade nell'estremo tentativo di superare Rossi e chiude quinto, dietro anche a Bonacorsi e Giuzio. Il podio della 125 quindi vede Gaballo, Facca e Rossi. Dopo aver visto Jorge Prado premiare i migliori della 125 passiamo al minicross. Nella prima manche scatta in testa il campione europeo della 65 Brando Rispoli, ma Valerio Lata, dominatore della gara di Rosolina, si porta in testa dopo poche curve.
Lata allunga inesorabile, mentre Pulvirenti supera l'Ippolis e si prende la seconda posizione. Le prime due piazze si stabilizzano, Lata, come detto, continua la sua galoppata solitaria, con Pulvirenti a debita distanza, a sua volta senza minacce particolari. Al terzo posto, invece, l'Ippolis ha il suo da fare per tenere a bada Rispoli e Giorgia Blasig. Traguardo quindi con Lata, vincitore indisturbato, davanti a Pulvirenti e all'Ippolis. Seconda manche, partenza perfetta per Valerio Lata, che prende subito il comando. Va peggio invece a Pulvirenti, caduto e costretto a rimontare dal fondo del gruppo. Ancora una gara senza avversari per Lata, davvero in gran forma in queste prime due gare del Supermare Cross. Dietro di lui invece in furia la battaglia, con protagonisti ancora l'Ippolis, Rispoli, Blasig e Pulvirenti in rimonta dal fondo del gruppo. Mentre Lata va a vincere ancora una volta in beata solitudine, l'Ippolis riesce a precedere con grande fatica Pulvirenti, che quindi risale fino al terzo posto, e Brando Rispoli, migliore della Junior. Il podio della Junior, appunto, con Toni Cairoli a premiare i piloti, vede Rispoli con Mosca, Traversini, De Luca e Tavernese, e il podio della Senior vede Lata, L'Ippolis, Pulvirenti, Blasig e Brandini. E sentiamo proprio il vincitore. Il dominatore di queste prime due gare del Supermare Cross, Mini Cross, Valerio Lata, ti aspettavi un inizio così convincente? La vista già da stamattina mi piaceva un sacco. E la prima manche sono partito secondo, terzo, poi sono riuscito subito a passare primo e a vincere la prima manche molto combattuta. Poi la seconda manche sono riuscito a partire primo e portare a termine la gara. Stessa trama di Rosolina, in pratica, cioè ti trovi particolarmente bene sulla sabbia? Sì, a me piace un sacco la sabbia, mi diverto tanto. Spazio ora al Supermare Quad Cross con le parole del leader di classifica Patrick Turrini. Dopo le prove di Maccarese, Patrick Turrini, primo tempo a Rosolina, due vittorie di manche a Rosolina. Primo tempo a Maccarese, e che facciamo in manche? Speriamo di replicare il risultato di Rosolina, però la pista oggi è molto stretta, per cui o si parte bene o la vedo dura passare. Ecco, hai introdotto questo discorso della differenza delle piste, anche dal punto di vista delle buche, magari sull'impatto fisico ci sono delle differenze o è solo una questione di traiettorie? No, sicuramente le buche, i salti che affrontiamo oggi sono diversi da quelli che c'erano a Rosolina. Oggi la pista si segnerà di più, bensì è più stretta, perciò passiamo sempre nella stessa traiettoria e penso che si bucherà di più. Oh, ascolta, negli ultimi mesi, direi da un anno a un altro, stai facendo dei miglioramenti importantissimi e quest'anno sei al top anche sulla sabbia. Possiamo dire che preferisci correre sulla sabbia o sul duro? Ma per me è indifferente, a me piace la sabbia, una cosa che ho scoperto da poco, perché dal Nazioni in Danimarca che ho cominciato a allenarmi sulla sabbia, però mi piace e affronto la sabbia e il duro alla stessa maniera. Proprio Turrini, che abbiamo sentito in fiducia già solo dalle parole, parte in testa insieme a Carla Gamboni, mentre nella strettoia della prima curva Mastronardi e Galizzi si toccano e ripartono ultimo e penultimo. Turrini conduce nelle fasi iniziali, inseguito a breve distanza da Nicolò Roagna, già protagonista domenica scorsa a Rosolina nella seconda manche. Per Mastronardi invece la rimonta è complicata da una nuova caduta e il campione in carica chiude la manche solo al quarto posto. Tutto facile per Turrini, in controllo totale della situazione e al traguardo con grande vantaggio sugli inseguitori per la terza volta in tre gare. Al secondo posto, Roagna riesce a resistere fino alla fine agli attacchi del rimontante Galizzi e quindi il podio si compone in questa maniera. In gara 2 ancora un ottimo scatto di Turrini e Carla Gamboni, con Turrini che riprende il comando, quindi riprende da dove aveva cominciato, ma da questa volta Mastronardi e Galizzi non hanno problemi e sono subito alle sue spalle. Turrini però non sembra condizionato dall'inseguimento dei suoi avversari principali e allunga nuovamente imprendibile. Mastronardi ci prova con la sua consueta generosità, ma rimane sempre a debita distanza e così deve accontentarsi della seconda posizione. Galizzi, terzo, finisce più staccato davanti a Roagna.
Passerella finale per Patrick Turrini alla quarta vittoria su 4 gare. E sul podio il pilota di Sanremo sale con Mastronardi, Roagna e Galizzi, mentre il podio della Sport vede Ghizzo, Monti e Gamboni. Domenica prossima a Gabbicce Mare l'appuntamento con il gran finale per i quad e la terza prova delle moto.